Benvenuti, benvenuti a questo nostro spazio dedicato all'approfondimento. Aspettando il telegiornale, oggi parleremo anche oggi di qualcosa di piacevole. Per fortuna, quando possiamo permettercelo, lo facciamo con grande gioia. In questo caso parliamo di una delle istituzioni culturali, probabilmente tra le più note e più prestigiose d'Italia, di cui Torino è molto orgogliosa, cioè il Teatro Regio, naturalmente. E con noi, lo ringrazio davvero per la sua presenza, c'è cioè il sovrintendente Matteo Sciovè. Benvenuto e grazie. Grazie, buongiorno e grazie molto dell'invito. Allora, per noi è un piacere averla qui e per noi è un piacere poter parlare di questi temi che appunto sono davvero straordinari perché mettono insieme, lo diciamo durante la pubblicità, tanti, tanti aspetti differenti, c'è l'aspetto naturalmente della musica, ma poi c'è l'aspetto della scenografia, l'aspetto della regia, l'aspetto del contatto e del rapporto con il pubblico. E voi avete preparato una stagione che avete presentato, l'abbiamo detto anche nel nostro telegiornale, molto ampia, con uno sguardo ancora differente rispetto all'anno scorso. Innanzitutto è una stagione che si articola in due momenti, no? Sì, perché apriremo il 1º ottobre con una forma di mini festival intitolato Manon, Manon, Manon. Qui si tratta decisamente di chiudere il periodo di festeggiamento dell'anno puccignano nel 2024 con Manon Lescaut. L'idea di Certo. base è quella, perché Manon Lescaut fu creata a Torino nel 1893 e volevamo veramente fare un nuovo rivestimento di questo titolo. Poi sapevamo che ci sono tre versioni della Manon Lescaut nella storia della lirica e ci siamo detti: facciamo un programma che mette tutti e tre insieme, perché ci piaceva di vedere un percorso fatto nella storia della lirica sulla base di questo titolo, con una stessa fonte, un romanzo di L'Abbé Prévost e una protagonista che è molto intrigante, perché Manon come personaggio, un personaggio per me affascinante, perché non si sa dire chi è. E l'abbiamo affidato a un regista unico per dare anche, diciamo, una coerenza al progetto. Tre direttori d'orchestra, ognuno, diciamo, specializzato nel repertorio, perché ci sono diverse epoche della musica e poi Certo. diversi paesi, due opere francesi, una opera italiana, il capolavoro di Puccini, che fu veramente, diciamo, il grande inizio della sua notorietà, fu il suo primo successo, e ci piaceva veramente l'idea di questo progetto di permettere al pubblico di vedere tutti e tre insieme, per anche, diciamo, appreciare le nuanze, le differenze tra i tre titoli, pur avendo la stessa fonte, no? È la prima volta, lo stiamo leggendo anche nella grafica, è la prima volta che capita in Italia, è sicuramente un esperimento culturale interessantissimo e l'abbiamo visto proprio nella grafica che la scelta registica, ovviamente poi ce la godremo insieme, ma la scelta registica mi pare chiaro da quello che abbiamo visto che rimanda al mondo del cinema. Sì, perché piaceva, allora, penso che c'è una idea ovviamente drammaturgica dietro Certo, questo. ovviamente. C'è anche un legame con Torino, perché Torino fu storicamente la prima città del cinema in Italia, e certamente al regista piaceva puntare su questa storia del cinema a Torino. E diciamo che ha scelto tre epoche del cinema: il cinema muto per la Manon di Auber, il cinema degli anni 60, puntando ovviamente su L'avete Brigitte Bardot, ben per visto la dall'immagine. Manon di Massenet, e poi, diciamo, sul cinema francese della fine degli anni 40, per quanto riguarda quella di Puccini, con, diciamo, la figura di Michel Morgan, che fu una grandissima attrice molto drammatica, come il personaggio di Dunque, bellissimo, Puccini. già soltanto l'opuscolo che avete fatto è Grazie. già bellissimo e già ci riporta appunto a queste suggestioni. E poi alla fine di questo piccolo festival lo trovo molto, molto affascinante. Ah, una cosa pratica, ma è possibile quindi partecipare a tutte e tre e per Assolutamente godersi le sì, ci differenze? sono dei carnet che Sì. permettono di comprare dei biglietti per tutti e tre titoli, e ovviamente il programma è stato fatto per chi lo vuole godere a diversi momenti del mese di ottobre, Sì. lo può fare così. Chi vuole fare tutto in un weekend o in 3 giorni successivi, dal 17 al 29 ottobre, ogni giorno c'è un titolo diverso. Dunque uno può venire e passare 3 giorni a Torino Ma che per bellezza! E godere il festival. vedere la stessa protagonista, appunto, però raccontata con. Bellissima, davvero, una bellissima esperienza, sicuramente. E poi, quando si conclude questo, si parte con la stagione. E anche Sì. qui, altro riferimento, altra suggestione culturale. Sì, perché diciamo, e anche qui c'è un riferimento al Certo. cinema, perché la stagione è intitolata La meglio gioventù. Ovviamente già la Manon è un simbolo della gioventù,
perché lei è un personaggio giovane e affascinante da questo punto di vista, perché non è al 100% entrata nell'età adulto, no? E sta iniziando il suo percorso di vita come adulta con tutte le vicissitudini di questa età. La meglio gioventù, anche lì abbiamo voluto creare una stagione con un fil rouge. Non volevamo fare soltanto, diciamo, una scelta di diversi titoli che non hanno niente da fare tra di loro, volevamo fare un racconto su tutta la stagione. Una sua coerenza all'interno della stagione. Sì, scegliendo dei titoli che hanno un legame con la tematica e anche lì, diciamo, illustrando le difficoltà di questa età. Non è, diciamo, tutto leggero, ma non ha una concezione molto leggera della gioventù. Vedremo che si prende per esempio la Gilda, la figlia di Rigoletto, certo, o Hamlet, sono personaggi tragici, no? Perché la gioventù non è sempre un periodo semplice, l'idea, no? Di spensieratezza è un po' banale, diciamo. Poi c'è il rapporto tra le diverse generazioni. Inizieremo propriamente la stagione con le nozze di Figaro, dove Figaro e Susanna devono affrontare il conte che cerca ovviamente di impedire quel matrimonio e cercano di superare, diciamo, gli ostacoli alla loro felicità. Questo è molto interessante. Altro personaggio drammatico è quello di Giselle. Avremo in dicembre i tradizionali balletti Giselle, poi Scaccianoci. Qui ovviamente la Giselle, abbiamo appena fatto Le Ville di Puccini, la stessa fonte anche lì, è un personaggio emblematico del balletto classico e un personaggio drammatico in quanto muore della sua ingenuità alla fine in questa storia d'amore che non può andare a buon fine. Dunque volevamo veramente illustrare tutte quelle difficoltà di questa età. Poi chiudiamo la stagione con Andrea Chénier, e dove lì c'è il grande ritorno di Gregory Koundé, che aveva incantato il pubblico all'apertura della stagione, di questa stagione, con la Juive, ha fatto delle recite tremende, degli applausi che erano più lunghe che le arie che cantava. Sì. Per me è un cantante affascinante, e chiudere la stagione con lui per questo Andrea Chénier sarà certamente un grande momento. Poi ci saranno tanti altri momenti, Roberto Bolle in France a gennaio, e poi ci sono, visto che lei citava la gioventù, ha parlato dei titoli, in totale sono 12 titoli, 7 nuovi allestimenti, sì. Comunque andatevi a vedere il programma, c'è anche Desiderio d'amore, appunto Rigoletto che ha citato, però ecco, diciamo che chi fa il sovrintendente, chi pensa al Teatro Regio e pensa alla prossima stagione ha due binari, no? Da una parte pensa a un pubblico affezionato, uno storico pubblico che riconosce il Teatro Regio, come dicevo, una delle principali istituzioni culturali italiane. Dall'altra c'è la sfida dei giovani, una sfida che vi trovate ad affrontare anche se con belle soddisfazioni, no? Assolutamente sì, abbiamo moltiplicato quasi da 4 il pubblico giovane, infatti, under 30, tra il 19, che fu l'ultimo anno, diciamo, di riferimento, sì, prima della pandemia, e il 2023. Questo per noi è un ottimo segnale. Tutte le anteprime giovani hanno un enorme successo, vengono esaurite in poche ore, in pochi giorni, dipende un po' del titolo, ma veramente ci troviamo molto bene a avvicinare i giovani allo spettacolo. C'è anche tanto che facciamo con le scuole, e pubblicheremo fra poco il programma per le scuole, soprattutto al Piccolo Regio, ma anche in Sala Grande ci sono già qualche appuntamento nell'opuscolo. Tutto questo lavoro di divulgazione è una cosa per noi molto importante. Certo. E non, diciamo, vogliamo un teatro aperto. Questo è per noi fondamentale. Vogliamo avere tutti al teatro. Anche lì c'è un ragionamento per la nuova stagione. Abbiamo abbassato i prezzi di ingressi per le categorie, la fascia di prezzo il più basso, sì, per aprire sempre di più il teatro. Il prezzo di ingresso il più basso era finora di 65, sarà di 55. Poi con l'abbonamento, con un 30% di ribasso, che anche lì è stato aumentato, significa un biglietto a 40 euro per chi viene al teatro. Mi sembra un ottimo segnale per la condivisione di questa arte, che per noi è un'arte popolare e deve esserlo. Non ci deve essere un impedimento, sia perché uno ha una certa età più che l'altra, sì, sia perché uno ha meno disponibilità economica. Vogliamo veramente aprire questo teatro sempre di più, e questo per noi è una cosa fondamentale, anche, diciamo, per ampliare il legame tra le generazioni.
perché giustamente c'è un pubblico un po' storico nel teatro, certo, che viene accolto molto bene e ci teniamo a questa relazione. Mi piace molto l'idea di avere sempre un forte legame. Io sono cresciuto condividendo tante cose con i miei genitori. Trovo sia molto bello che ci sia... Si venga in famiglia, sì. C'è anche proprio cioè una assolutamente serie di iniziative, sì, per sì, le famiglie, sì. Pensate per le famiglie. Mm. Ecco, ma proprio perché effettivamente è successo qualcosa nella storia, perché fino a non così tanti anni fa l'opera era popolare. E sembra che poi a un certo punto è successo qualcosa e ci si è dimenticati, sì, ma sì, prima sì. Le arie venivano cantate davvero a livello popolare, erano le canzonette quasi di oggi. Assolutamente sì, e questo non riesco a capire che sia successo, successo, perché io devo dire, i miei genitori andavano un po' al teatro, ma non più di tanto, non erano propriamente degli sì. appassionati, ma mi hanno portato diverse volte e poi mi sono innamorato. E io ritengo che sia possibile per tutti di innamorarsi, perché la musica è veramente un supporto per le emozioni incredibile. Non c'è migliore supporto, parlavamo prima del cinema. Certo. Io mi sono emozionato, sono appassionato di cinema, ma veramente anche nel cinema, se non c'è la musica, naturalmente, dire, tutta un'altra cosa. È tutta un'altra cosa. L'Italia, un compositore, certamente il più famoso, Morricone, certo, che ha portato le emozioni, ha rinforzato le emozioni che volevano dare i registi di maniera pazzesca. E oltretutto anche nei film più popolari possibili, penso alla famosa, forse scontata, Trilogia del Dollaro, che era un film veramente per sì, le masse, sì, eppure con delle musiche auliche straordinarie. Assolutamente, io guardavo anche l'altro giorno, c'era una volta in certo, America, certo, senza la musica, ma questo film sarebbe un film assolutamente diverso. Qui diventa una cosa ancora più emozionante e mi piace molto quella idea, perché alla fine significa che la lirica è per tutti, perché le emozioni non sono una cosa intellettuale, ovviamente, sono una cosa del di cuore, pancia, no? Di pancia. e mi piace molto questa idea. E qui, diciamo veramente, con tutte le storie dei diversi protagonisti della stagione, c'è veramente da innamorarsi, emozionarsi, senza pregiudizio, senza nulla. Tu vieni al teatro e ti innamori, è così. Bene, allora, a partire dal 1 ottobre, quindi, e si va avanti poi per tutta la stagione fino al 29 giugno, prima Manon, poi La Meglio Gioventù, comunque andate sul sito, vi documentate su tutto, noi l'aspettiamo di nuovo qui, perché così poi entriamo più nei dettagli, guarda che abbiamo solo iniziato la nostra discussione. Con grandissimo temi. Piacere, perché veramente sì, l'apertura della stagione sarà certamente un momento speciale per il teatro, coinvolgerà tante persone, coinvolgerà anche, ci sarà un impegno forte del personale, perché faremo 21 recite sì, in un mese, cosa mai sicuro, vista a Torino, certo, dunque sarà un momento forte per Torino e per il Regio. Grazie davvero al sovrintendente del Teatro Regio Matteo Giovenn e buon lavoro a lei e a tutti i suoi collaboratori, ma ci rivedremo presto sicuramente. Grazie dell'invito, arrivederci. Adesso i titoli del telegiornale.